Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video del canale. Nel video di oggi andremo a vedere la deck profile del mazzo Drago, un nome insomma abbastanza così a cacchio che gli ho dato al mazzo perché non sapevo che altri nomi dargli, visto che sono gran parte mostri di Drago. E il mazzo è composto da 40 carte, di extra dopo andremo a vedere, in realtà io ce n'ho inserita solamente una, ma dopo vi darò una spiegazione un po' più approfondita. Per le caratteristiche principali del mazzo, dico solamente che è composto da 20 carte mostro, 14 carte magia, 6 carte trappola, e appunto di extra dopo appunto vediamo. Per un totale quindi di 40 carte, come sempre, per il mazzo, Drago. Il mazzo ovviamente è un mazzo for fun, molto divertente, secondo me. L'obiettivo ovviamente è quello di evocare mostri drago dal cimitero. Diciamo che mi sono ispirato un po' vagamente allo structure deck Ascesa dei Veri Draghi. Ho cambiato un po' di carte, eccetera. Infatti ho inserito anche una parte, diciamo, caos, quindi che noi banniamo mostri luce, oscurità ed evochiamo special dalla mano i mostri caos del caso. E niente, senza dilungarci troppo, andiamo direttamente alla deck profile. Iniziamo quindi con il reparto mostri, andiamo con uno dei boss monster del caso, che è Signore Divino dei Gloriosi Draghi d'Oro. Il mostro, praticamente l'effetto ci dice che quando lo specialiamo dal cimi possiamo bannare una carta dell'oppo, un mostro dell'oppo, e questa carta guadagna 100 in attacco, moltiplicato per il suo, livello o rango del mostro che abbiamo bannato. Inoltre, se questa carta distrugge un mostro dell'oppo in battaglia, possiamo evocare special un mostro drago di livello 7 o 8 direttamente dal cimi. Andiamo poi con l'altra carta, diciamo boss monster del caso, che è Drago Arca Coraggioso. L'effetto ci dice che se questa carta viene evocata specialmente al cimitero, possiamo bannare tutte le carte dell'oppo Magia e Trappola. Questa carta guadagna 200 in attacco per ogni carta bannata. Inoltre, ci dice che se questa carta è nel cimitero perché ci è stata mandata nel turno precedente, durante la standby phase possiamo evocare specialmente un mostro drago dal nostro cimitero di livello 7 oppure 8. Andiamo poi con Drago Nera Tempesta. Questo qui in realtà è un mostro gemello, quindi possiamo evocarlo come mostro con effetto mostro normale. L'effetto ci dice che possiamo mandare dal terreno al cimitero una carta Magia Trappola che controlliamo e possiamo distruggere tutte le carte Magia Trappola sul terreno. Andiamo poi con un'altra carta che è Drago Protettore Armato. Questa carta ha l'effetto abbastanza dimenticabile, quindi neanche ve lo leggo. Magari mettete in pausa il video e ve lo potete leggere da soli. Comunque, quello che ci interessa, è il livello 8, perché appunto dopo vi andrò a dire che ci potrete inserire, Xyz di rank 8. Quindi ci interessa fondamentalmente per, gli Xyz. Andiamo poi con Glorioso Drago d'Oro. Questa carta, di buono in realtà non ha tantissimo perché purtroppo ha una limitazione bruttissima, ossia che, può essere evocata specialmente dal cimitero solo ed esclusivamente se è stata mandata, dal terreno, quindi non possiamo mandarcela di Foolish Burial o di altre cartine che dopo vediamo. Però l'effetto è interessante perché quando la evochiamo special dal cimitero, possiamo scegliere come bersaglio un mostro nel cimitero, e lei guadagna 200 in attacco per il livello del mostro scelto. La maggior parte delle volte avremo sempre un mostro di livello 8, quindi, questo mostro andrà sempre a guadagnarsi 1600 in attacco, il che non ci dispiace, inoltre ricordo che è sempre un livello 8. Andiamo poi con Soldato dell'Oscuro Desiderio, Emissario dell'Inizio, che è uno dei mostri del reparto Caos. Questa carta può essere evocata bandendo al cimitero un mostro luce, un mostro oscurità, come la maggior parte dei mostri Caos. Inoltre ha due effetti che possiamo attivare solo uno una volta per turno, quindi possiamo scegliere come bersaglio un mostro controllato dall'oppo e bannarlo, oppure se questo mostro distrugge un mostro dell'oppo può effettuare un altro attacco. Ma poi con Drago Notte Bianca. L'effetto ci dice che se viene attivata una carta Magia Trappola che sceglie questa carta come bersaglio, quindi ricordo che se viene attivato un Black Hole, ossia buco nero,
non sceglie come bersaglio, quindi non bersaglia e non può negare l'effetto, ma se sceglie come bersaglio, ad esempio, non lo so, un compulsory o una cosa del genere che sceglie come bersaglio, nega l'effetto. Inoltre ha un altro effetto molto interessante, ossia che quando sta combattendo, quando un altro mostro sta combattendo, quindi viene attaccato magari, spostiamo come bersaglio dell'attacco su Notte Bianca. Inoltre scartiamo una carta magia o trappola che abbiamo dalla mano al cimitero. Andiamo poi con i mostri di livello 4, in particolare con uno dei mostri più belli, più utili, che è appunto Cavaliere Drago della Creazione. Ha il primo effetto abbastanza dimenticabile perché guadagna 4, quindi diventa un livello 8 solamente durante il turno dell'oppo, quindi non è che lo potremmo utilizzare come materiale Xyz, purtroppo. Però cos'è che ci interessa? Praticamente se distrugge un mostro dell'oppo in battaglia possiamo macinare dal mazzo al cimitero un mostro drago di livello 8, oppure, altro effetto, possiamo scartare un mostro drago di livello 8, mandarlo al cimitero, mandare al cimitero questa carta ed evocarci special dal cimitero un mostro drago sempre di livello 8. Quindi fa un sacco di giri, però alla fine ci va a calare un grossone direttamente sul nostro terreno. Andiamo poi con i mostri guerriero di livello 4. Abbiamo Glorioso Paladino d'Oro. L'effetto ci dice che possiamo equipaggiarlo con un mostro drago di livello 7-8. Questa carta è immune agli effetti delle carte, però l'effetto che ci interessa di più è quello che possiamo andare a offrire come tributo questo mostro e un altro mostro che controlliamo, evochiamo special, un mostro drago di livello 7-8 direttamente dal cimitero. Andiamo poi con Glorioso Guardiano d'Oro, l'altro mostro. Eccolo qui, questa carta anche va equipaggiata con un mostro di livello 7 o 8 drago dalla mano. Quella carta guadagna insomma la metà dell'attacco del drago a cui è equipaggiata. Ad esempio, equipaggiamo un mostro con 2008 in attacco, quella carta guadagna 1004 e quindi diventa un 1009, ecco, per farvela proprio in soldoni. E il secondo effetto invece ce l'ha condiviso appunto con Glorioso Paladino d'Oro, più o meno sempre lo stesso, offriamo come tributo questo mostro e un altro mostro che controlliamo, evochiamo special, un mostro drago di livello 7-8 direttamente dal cimitero. Andiamo poi con una carta veramente interessante, che mi piace molto, che è Viverna d'Assalto. Infatti, se questa carta distrugge un mostro in battaglia e lo manda al cimitero, possiamo evocare specialmente un mostro drago di livello. Non viene specificato, però comunque possiamo evocare un mostro drago direttamente dalla mano o dal cimitero, offrendo come tributo Viverna d'Assalto. Andiamo poi con il, diciamo, reparto Caos, quindi qui poco da dire: Drago Bianco Viverna Esplosiva e Drago Nero Crollo Serpente, che è la controparte. Quindi questa carta si evoca bannando un mostro luce, questa carta bannando un mostro oscurità e si evoca special. Ecco, fondamentalmente questo è quello che ci interessa. Andiamo poi con Drago Armato Temprato. Eccolo qua, possiamo evocare specialmente questa carta scartando un mostro di livello 8 o superiore. Inoltre, l'effetto ci dice che questa carta, se questa carta viene offerta come tributo per l'evocazione tributo di un mostro di livello 7 superiore, quel mostro non può essere distrutto da effetti carte. Però in realtà la parte che ci interessa di più è che è un livello 4 che si va a calare in special. Per il resto non è che ci cicla ovviamente un mostro livello 8. Non andiamo quasi mai a tributare mostri per evocare mostri drago. In realtà i draghi grossoni si evocano quasi tutti special, ecco, dal cimitero e non offrendo come tributo, purtroppo, come avviene nell'anime. Andiamo poi con Zac, Drago Malvagio. L'effetto ci dice che se questa carta viene distrutta può distruggere appunto un mostro di livello 5 superiore che si è evocato special sul terreno dell'oppo. Andiamo poi con il custode del reliquiario, anche questo rank 4. Quello che ci interessa è che vale come due tributi per l'evocazione tramite il tributo di un mostro drago.
Inoltre, se questa carta è in mano oppure nel cimitero, l'effetto ci dice che se un mostro di tipo drago che controlliamo viene distrutto in battaglia ad effetto carte, possiamo evocare specialmente questa carta. Quindi anche questa è un'evocazione special che a noi non dispiace. Poi andiamo con un'altra carta che avrete già visto sul canale, che è Drago di Kid Modo. È una carta che mi piace tantissimo, infatti quando questa carta viene mandata al cimitero, possiamo evocare special dalla mano un mostro di tipo drago. Quindi la maggior parte delle volte ce l'andremo a mandare giù di Foolish Burial oppure anche della carta Mace Terreno che dopo vedremo. Poi andiamo con lo Stregone del Caos, sempre una carta Caos. E l'effetto in realtà è molto semplice, quindi una volta per turno possiamo andare a bannare un mostro sul terreno. Quindi quello dell'oppo, la maggior parte delle volte, anzi sempre praticamente. Poi andiamo con Drago Fiamma Nera, questo mostro si evoca anche lui in special, è un mostro caos, bannando un mostro oscurità e un mostro luce. L'effetto è veramente molto interessante, mandiamo un mostro dalla nostra mano Drago al cimitero e un mostro Drago dal deck al cimitero, possiamo bannare una carta dal cimitero dell'oppo. Questo in realtà è vitale, magari se andiamo contro Exodia, no? L'ho già detto nel for fun, qui da me gira molto Exodia e banniamo magari qualche pezzo di Exodia che lui si è mandato giù, l'oppo si è mandato giù di obliterazione oppure di altre cose che dopo aveva intenzione di riprendersi, noi glielo banniamo e quindi GG per noi e praticamente abbiamo vinto. E poi andiamo con Drago da richiamo. Altra carta molto spicy e divertente. Se questa carta viene scelta come bersaglio da un mostro dell'oppo per un attacco, noi possiamo evocare special un mostro drago di livello 7 o superiore dal cimi e spostiamo il bersaglio dell'attacco su di lui e dopo si procede con il calcolo dei danni. Finiamo qui per quanto riguarda il reparto mostri e andiamo al repartino magie. Per quanto riguarda il reparto magie, andiamo con un 2x del rovine dei signori dei draghi. Questa carta fondamentalmente è una continua e ci interessa soprattutto per un effetto. Ed è praticamente il seguente, quindi se noi controlliamo un mostro drago di livello 7, 8, insomma superiore, giù di lì, tanto sono sempre quelli gli effetti, se il nostro avversario evoca specialmente un mostro eccetto dal cimitero, noi possiamo negare gli effetti di quel mostro. Ha un altro effetto secondario, ossia che possiamo mandare al cimitero un mostro che controlliamo e ci spawna un token. Infatti, quelli che avete visto a inizio video, questi qua sono i token. Però non è che hanno una grandissima utilità, raramente possono risultare utili. Infatti, io l'ho messi lì giusto tanto per. L'altro effetto non è proprio bruttissimo, anche perché se questa carta è nel nostro cimitero possiamo riprendercela scartando un mostro drago di livello 7 o 8. In realtà anche dal terreno, ma quasi mai ci andremo a buttare via un mostro che abbiamo sul terreno per prenderci quella carta al cimitero. La maggior parte delle volte saranno brick che abbiamo in mano e vogliamo mandare al cimitero per poi evocarli specialmente. Andiamo poi con la carta Magia Terreno, che è veramente interessante, con la Drago. L'effetto principale qual è? Che una volta per turno possiamo mandare un mostro Drago dal deck al cimitero. Fondamentalmente è questo quello che ci interessa. Poi andiamo con Reliquiario del Drago, anche questa carta è un Foolish Burial per i mostri Drago. In realtà qui non è che ci interessa troppissimo mandare un mostro normale, anche perché, come avete visto, mostri normali in realtà non ce ne sono, a parte quel mostro gemello. E quindi ecco, ci funge ecco, da Foolish Burial per mandare al cimitero un mostro drago dal deck al cimi. Poi andiamo ovviamente con un 3x di distruzione schiacciante. Questa serve sempre, quindi se controlliamo un mostro drago possiamo scegliere come bersaglio una carta Magia Trappola dell'oppo, la distruggiamo e l'oppo subisce 500 di danno. Poi per levarci eventuali brick, che non sono mai da escludere, un 1x di baratto, 1x basta, 2x sarebbe troppo, anzi dopo diventerebbe lui il brick. Un Foolish Burial, quindi in realtà noi è come se giocassimo chissà quante Foolish Burial all'interno del mazzo, perché
Ci sono tante carte a cui fungono Foolish Burial, anche se Foolish Burial è limitata a uno, però noi insomma passiamo sopra con i vari effetti che abbiamo già visto. Poi abbiamo un Spada Rivelatrice perché spesso il mazzo non entra subito, quindi abbiamo bisogno, ecco, di stallare un attimo. Poi abbiamo un Rimpicciolire che ci interessa sempre, soprattutto perché se il nostro oppo ci va ad attaccare un mostro che controlliamo, come ad esempio Viverna dal Salto, un mostro del genere, dimezziamo l'attacco e la difesa dei mostri dell'oppo e quindi la maggior parte delle volte riusciamo a passarci sopra facilmente, anche perché in realtà come attacchi non è che siamo insomma con numeri elevatissimi, cioè basta pensare che il mostro più forte in attacco ha solamente 3.000. È vero che altri possono guadagnarli, però oggettivamente il mostro più forte abbiamo 3.000 punti in attacco, quindi non è che abbiamo tantissime chance contro mostri fortissimi, quindi un rimpicciolire secondo me ci sta più che bene. Poi uno per purtroppo di rinforzare l'esercito, in realtà purtroppo ce ne basta anche uno e va benissimo per prendere quei mostri guerriero di livello 4. Poi andiamo con Distruggimano. Sta carta l'ho messa perché tanto noi vogliamo mandare sempre cose al cimitero, quindi non ci dispiace mai mandare cose al cimitero, mentre all'oppo magari potrebbe dar molto fastidio. Poi si gioca Exodia, come ripeto, e un trascinato dalla tomba, sempre per lo stesso motivo. Abbiamo finito poi per il reparto magia, andiamo quindi al repartino trappole. Per quanto riguarda le carte trappole, andiamo un Nido degli Scarafaggi Pungiglione, una carta che mi piace tantissimo. Possiamo mandare dalla cima del mazzo 5 carte al cimitero e basta. Quindi a noi ci interessa per ciclare, ciclare, ciclare e mandare sempre risorse al cimitero. Poi abbiamo uno per del richiamo del posseduto, lo so ragazzi, è abbastanza lenta, ma tanto il mazzo in realtà vuole andare primo, perché abbiamo anche abbastanza carte trappola. Se andiamo secondo non è che ci dispiace, per carità, però primo lo preferiremmo. Però ecco, il richiamo al posseduto ci permette di evocare special dal cimitero, è quello che in realtà noi vogliamo fare quasi sempre. Poi andiamo con abilità risolutiva. Questa carta è un doppio negate per i mostri, quindi possiamo attivarla e neghiamo l'effetto di un mostro. Poi nel turno successivo, quindi non quando abbiamo attivato questa carta, possiamo bannare questa dal cimi e negare gli effetti di un mostro dell'oppo. Poi andiamo con Furbizia Nidwit. Questa carta a me piace molto in questo mazzo in particolare perché possiamo scartare un mostro che abbiamo nella mano e scegliere come bersaglio un mostro che controlla l'oppo e quel mostro perde attacco pari all'attacco del mostro che noi abbiamo mandato al cimitero. Noi abbiamo tantissimi mostri di livello 8 che hanno all'incirca 2008, 2000 o anche 3000 insomma, punti in attacco, quindi noi andremo a diminuire un bel po', ecco, l'attacco del mostro dell'oppo. Poi andiamo un'oasi delle anime drago. Questa carta praticamente è come un richiamo del posseduto, possiamo evocarci special un mostro drago che è dal cimi in posizione di difesa, però esso diventa di tipo Wyrm. In realtà non è una limitazione troppo brutta, ecco, sarebbe meglio che non c'era, però insomma c'è, noi ce la teniamo. Ecco. E poi abbiamo uno per del Rinascita del Drago. Come bersaglio un mostro drago che controlliamo, lo banniamo ed evochiamo special da mano o cimi un mostro drago. Quindi è sempre un continuo riciclo praticamente. Adesso vi faccio vedere anche una carta che è veramente molto interessante, che io non l'ho messa in realtà perché purtroppo non ne ho tantissime, la preferisco tenere nel mazzo Occhi Blu, però in questo mazzo in realtà ci sta veramente tanto. La carta di cui sto parlando è Ritorno dei Signori dei Draghi, ovviamente questa qui se la giocate la giocate in 3x all'interno di questo mazzo. Possiamo scegliere come bersaglio un mostro di livello 7 oppure 8 dal cimitero ed evocarlo specialmente. Inoltre, effetto molto interessante, possiamo bannare questa carta per negare
Una carta che comunque vuole distruggere un nostro mostro drago che controlliamo, quindi veramente bellissima come carta. Ovviamente se la giocate io vi consiglio di togliere magari non tanti mostri, perché i mostri già sono 20, non sono tantissimi, anche perché giochiamo il reparto Caos. O vi togliete appunto delle carte trappola, sicuramente, oppure anche delle carte magia. Io in realtà, per quello che ho potuto vedere, sarebbe meglio togliere delle carte trappola se giocate un 3x di quella carta. Poi dopo, ecco, fate voi. E ecco, questo mi ha finito quindi il mazzo. Andiamo a vedere, diciamo, l'extra deck. La carta che io ho inserito è un mostro abbastanza ridicolo, che è numero 10, il Lumino Cavaliere. Si fa con tre mostri di livello 4, il che già vi fa capire che non è proprio il massimo, perché a voglia prima abbiamo tre mostri di livello 4. L'effetto ci dice che possiamo staccare un materiale Exis da questa carta, mandiamo una carta dalla mano al cimitero, cosa che a noi ci interessa sempre, e poi peschiamo una carta. Tutto qua. In realtà io vi consiglio di riempire l'extra deck con mostri di rank 4, possibilmente mostri utili, ecco, magari non come questi, e che si fanno con due materiali Xyz, ecco, non tre, non lo consiglio a nessuno, nemmeno al mio peggior nemico. E poi mi raccomando, mostri di rank 8, tutti quelli che avete, tutti quelli che hanno un effetto interessante, sempre che si fanno sovrapponendo due mostri di livello 8, quindi non andate a cercare chissà che mostri, quindi bastano Xyz, praticamente rank 4 e rank 8 che si fanno con due mostri. Poi dopo, se volete splashare anche qualche link, non lo so, ad esempio qualche Nightmare o qualche cosa che vi può interessare, ad esempio l'unicorn, il fenice, anche se insomma, se giocate un for fun la vedo dura che avete anche queste carte. Il grifone ovviamente no, che a me è una carta che non piace per niente, Nightmare Griffon, però vabbè, quelli sono gusti. Le fusioni non le consiglio, neanche sì, sincrono, perché ovviamente non giochiamo mostri tuner, ecco, io consiglio solamente Xyz, personalmente, e se ci volete splashare qualche link. Abbiamo finito qui per quanto riguarda la deck profile. Vi andrò a giocare, andiamo a vedere, insomma, più che giocare cosa ci sale con qualche mano di prova, e poi dopo ci salutiamo. Andiamo allora a mischiare il mazzo. Forse vi giocherò adesso una mano going first, dopo una mano going second magari, e vediamo un po' appunto cosa ci sa. Io ripeto, il mazzo a me piace molto, non è che ha troppe difficoltà, ecco, ad entrare, anche perché può briccare, è difficile, può briccare, però insomma, magari adesso vi faccio vedere come si bricca, perché anch'io non è che l'ho visto briccare tanto questo mazzo, però sicuramente adesso andremo a briccare malissimo. Andiamo going. Esatto, ho detto going first, quindi 5. Andiamo a vedere cosa ci sale. Allora, un nido. Sì, dai, è proprio malaccio. Cosa facciamo allora in questo caso? Beh, sicuramente ci andiamo a settare loro due. Poi ci andiamo a evocare lui normal, lo andiamo a equipaggiare con un mostro che magari ci interessa avere al cimitero, come il grossone bello figo, questo qua. Ecco, poi speriamo che, ecco, dopo non è che ci butta giù tanta roba. Vediamo un po' cosa avremo pescato dopo. Questo qui non era neanche malaccio, insomma. Anche perché dopo lo potevamo tributare, ecco, per andare a evocare mostri dal cimitero. Poi dopo avremmo avuto lei, quindi di roba interessante ce n'era. Ecco, non era malissimo in mano. Andiamo quindi con la mano going second. Andiamo quindi a mischiare. Comunque mi è venuto in mente che se volete mettere una carta anche abbastanza interessante e fastidiosa, io vi consiglio anche questa carta, che io in realtà l'ho tolta per metterla nel mazzo Occhi Rossi, che vedrete successivamente, ecco, nel canale. Che è appunto il drago metallico scuro Occhi Rossi. L'ho tolta perché in realtà non è un mostro di livello 8, non è che andiamo a fare tante robe, però insomma si evoca molto semplicemente bannando un mostro drago dal cimitero.
Inoltre, una volta per turno possiamo andarci a evocare special un mostro dalla mano o dal cimitero. Giusto, mi sono sbagliato. Comunque, dobbiamo bannare un mostro drago dal terreno e non dal cimitero. Ecco. Comunque, ecco, questa carta è in realtà interessante. Ovviamente, ricordo che è limitata a una copia. Però, purtroppo, è un mostro di livello 10, quindi in realtà va un po' a cozzare con il resto del mazzo. Però, ecco, quel secondo effetto è interessante. Quindi, lascio un po' a voi la scelta. Io, in realtà, l'ho tolta per causa di forza maggiore, perché ne ho solamente una e ci stava meglio nel mazzo Red Ice, e quindi l'ho messa lì, semplicemente. Poi appunto successivamente lo vedrete nel canale, il mazzo. Passo ovviamente così per riderci sopra, perché in realtà non è che combina qualcosa, cioè fa abbastanza ridere, però si entra, insomma, può fare delle cose interessanti. Ovviamente già anticipo che c'è la Red Ice Fusion, però non c'è Dragoon, ecco, quindi già purtroppo anticipo che sono povero e non è che ho... Non ho Dragoon, ecco, perché appunto costa abbastanza. E andiamo quindi, peschiamo 6 perché è going second, quindi 1, 2, 3, 4, 6, ASMR, ok. Andiamo. Ok, allora, per essere going second, sì, ci può stare. In realtà andiamo tanto a settarci lei. Andiamo a evocare lui, sì, attivare lei, rinforzi dell'esercito, con rinforzi dell'esercito, quello in realtà che ci interessa solitamente di più, che è splashabile quasi sempre, è lui, dov'è? Adesso lo trovo, il mostro, eccolo qui, e ci andiamo a equipaggiare, quindi lo evochiamo e lo andiamo ad equipaggiare con sempre il solito, quindi... lui, perché mi piace. Ok, poi riprendiamoci queste qui in mano. Poi cosa possiamo fare? Possiamo scartare lui, evocare lui in special. Poi possiamo mandare lui al cimitero, quindi mandiamo loro al cimitero e ci evochiamo specialmente un mostro drago, ecco. Quindi possiamo evocarci o lui o lui il Dragonotte Bianca, io non lo so, evoco il Dragonotte Bianca. Poi volendo potete anche calarvi un Drago Nero Crollo Serpente se vi serve. Se vi serve, ricordo, bannando in questo caso lui e non ovviamente lui, perché lui ce lo andremo a evocare in altri modi. E poi magari, non lo so, vi fate una Link o quello che vi interessa più in quel momento. Poi comunque ricordo che abbiamo settata una rinascita del drago, che può essere sempre utile. Magari dopo, nel turno dell'oppo, possiamo scegliere come bersaglio mostro che controlliamo, ad esempio questo, lo andiamo a bannare e ci evochiamo special dal cimitero lui. E dopo magari, non lo so, il turno successivo, se non ce l'ha spaccati male, possiamo farci Xyz livello 8 e a posto. Anche se è difficile che ce li spacca, c'è spada rivelatrice. Nel for fun non è che, meno che non hanno uno spacchino, ecco, un Cosmic Cyclone o qualcosa del genere, un tifone, non, è un po' difficile. Ecco, quindi possiamo concluderla qui la sezione mani di prova, e andiamo quindi con le conclusioni finali del video. Siamo qui giunti alle conclusioni finali del video, quindi vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi, lascio sotto in descrizione il mio link Instagram, se volete andare a seguirmi fate pure, così a caso. Inoltre, niente, io vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale. Ciao ragazzi!